prima di far girare il cavallo alla corda, quindi lontano da me, gli devo insegnare a camminare correttamente vicino a me. Quindi io devo insegnare al cavallo a camminare tenendo la flessione corretta. Muoversi nel circolo non è una cosa naturale per il cavallo, perché nessun cavallo in natura si muove nel circolo, quindi io devo fare in modo che il cavallo impari a muoversi nel circolo in maniera corretta. Cosa significa muoversi in maniera corretta? Significa mantenere la flessione interna e mantenere l'equilibrio sui quattro arti, quindi il cavallo deve muoversi senza cadere all'interno o all'esterno della curva. Cambiamo mano. Bravo! Quindi il cavallo impara a mantenere una flessione uguale a mano destra, a mano sinistra, al passo. La stessa cosa poi la imparerà al trotto e al galoppo. Tenere la flessione corretta gli consente di alzare la schiena e quindi di muoversi correttamente. Allì. Bene. Allora, il cavallo si sta muovendo e vedete che con una leggerissima trazione sulla longe posso fargli girare il naso all'interno. Quindi posso garantire di avere la flessione corretta quando il cavallo cerca di controflettersi. Allì. Questo è un cavallo non giovanissimo, quindi ha un trotto meno elastico. Il cavallo ha 22 anni. Però si sta muovendo in modo corretto. Quindi quello che io consiglio è di utilizzare il cavessone, perché tra tutti gli strumenti è quello che dà più vantaggi e meno svantaggi. Questa è la mia esperienza personale, poi ognuno utilizzerà lo strumento con cui si trova meglio, anche in base al cavallo che deve lavorare. Ma se avete cavalli giovani o cavalli poco abituati al lavoro alla corda, vi consiglio questo strumento, perché è in assoluto quello più semplice da utilizzare anche da persone meno esperte. Quindi è quello che vi consente di fare meno errori e di avere più probabilità di successo. Allì. Bravo! Là. Quando il cavallo sbatte la testa, può essere perché il cavessone è troppo basso, quindi può essere che gli dia fastidio sulla punta del naso. In questo caso basta regolarlo un pochino più alto. Bravo!